Benvenuti alla 19ª puntata di Le associazioni si raccontano per AICS Sport e Spettacolo. Io sono Fabio di Radio Contatto e abbiamo il grande onore di avere Fabrizio dell'associazione Vertigym di Barriera di Milano, Torino. Ciao Fabrizio. Ciao, ciao a tutti, ciao, piacere. Ciao, ciao, un piacere, il piacere è nostro, anche perché comunque abbiamo chiacchierato prima dell'inizio della trasmissione e fai delle cose veramente molto particolari. Ecco, questa ginnastica, questa acrobatica, giusto? Mi parlavi di questo? Sì, esatto. L'associazione è basata sulla parte di ginnastica acrobatica, ma vista sotto più aspetti. Partiamo appunto dalla parte di ginnastica artistica semplice per i bambini fino a quella un po' più agonistica, che purtroppo sono gli unici che stanno entrando in palestra in questo momento, fino all'acrobatica adulti per amatorialità, per divertirsi, saltare, imparare il famoso salto mortale, che mortale non è perché sennò non tornerebbero a casa e invece tornano tutti a casa sani e salvi chiamandosi appunto salto giro avanti o indietro. Questa è una particolarità. E la parte di acrobatica, però poi andiamo a toccare anche degli aspetti un po' collaterali della parte di acrobatica, che sono le discipline aeree, quindi quelle che sono i tessuti, il trapezio, il cerchio. Qua sulla mia destra si vede la locandina della nostra inaugurazione della sede nuova, in cui però è un po' scuro, poi magari vi mando l'immagine, certo. E c'è una ragazza, la nostra insegnante, appesa a questi tessuti. E facciamo appunto tessuto, cerchio e trapezio. Anche lì partiamo dalla tenera età di 3 anni e arriviamo fino alla signora più longeva che abbiamo, che ha 65 anni e frequenta i corsi amatoriali divertendosi senza grosse velleità, ma in realtà ne ottiene perché è una testardissima. E questa è la parte di discipline aeree. Poi andiamo a toccare la parte di parkour, che è un'altra attività che ormai è molto diffusa e famosa tra gente che si cerca di rompere il collo fuori all'aperto, e invece l'abbiamo portata in palestra. Anche lì tocchiamo dai bambini di 6 anni fino all'adulto che vuole divertirsi in una situazione tutta sicura, perché al posto di saltare da un palazzo all'altro saltano da un materasso all'altro, quindi alla peggio arrivi contro uno spigolo che è di gomma piuma, che è meglio che uno spigolo di cemento. E quindi tutta questa parte di parkour che è molto molto frequentata dalla parte dei teenager, noi cui siamo molto contenti che al posto di stare o davanti alla televisione o in mezzo alla strada vengono in palestra a fare queste attività. Infine poi tocchiamo ancora un'altra parte di disciplina acrobatica, che è la ruota di Ron. Viene chiamata anche German Wheel perché arriva dalla Germania di nascita, è uno sport a livello nazionale sul nord Europa. Ci sono i campionati mondiali, io ne ho preso parte perché avevo curiosità di vedere come funzionava la parte di disciplina sportiva, perché invece in Italia e in Francia viene molto più vista nelle attività circensi di spettacolo questa ruota di Ron. C'è un po' di confusione tra la ruota di Ron, che è fatta da due cerchi uguali saldati insieme, con maniglie pedanee dentro il quale si gira sia andando avanti e indietro sia cadendo come se fosse una moneta e fa la spirale. Sì. In confronto a una cosa che si chiama roussir, che è un cerchio solo e lì si gira sempre solo come se fosse una moneta. Queste sono le due cose un po' diverse. Noi facciamo la parte di disciplina sportiva, quindi la ruota tedesca. Queste sono le 4 attività principali con cui noi lavoriamo in palestra. Bene, bene, ma quindi dividete tutte queste attività tra bambini, adolescenti e adulti, avete tutta una serie comunque di associati, ecco, quanti associati avete? Ne avete un sacco a questo punto? Abbiamo un totale di 400 iscritti nei momenti migliori, certo non in questo momento, e una divisione abbastanza equa tra bambini, teenager e adulti, quindi 200-200, perfetto, più o meno. Perfetto, perfetto. È uno sport veramente interessante. L'acrobatica, ecco, ha bisogno sia di, adesso questa qui è una mia curiosità, no? Sia un aspetto di potenza fisica, ma anche di elasticità. Quindi si fanno esercizi, cioè almeno io quello che ti chiedo, perché io non ne so niente, ecco, si fanno degli esercizi apposta prima di approcciarsi agli strumenti? Sì, la domanda che riceviamo sempre dai neofiti sono: ma io non ho mai fatto niente, posso farlo? Allora, lo scopo dell'associazione a quasi tutti i livelli è quello di far divertire tutti in maniera sicura. Quindi il punto è che durante la lezione, che dura più o meno 1 ora e mezza,
si effettua tutto, quindi dal riscaldamento di base allo stretching di base al potenziamento generico o quello tecnico, perché lo scopo nostro non è la muscolazione nel senso di diventare grossi e basta, certo. Ma la muscolazione attiva è utile per quello che dobbiamo imparare. Quindi tutto l'allenamento si basa e punta al gesto acrobatico, però spezzettato nelle sue forme di base, quindi può essere la parte di preparazione fisica che riprende comunque un elemento acrobatico, piuttosto che la parte di stretching e allungamento per evitare di farsi male e quindi essere più pronto sempre a quel famoso elemento acrobatico di cui parlavamo prima. Certo, assolutamente. Ma ecco, forse è una domanda stupida quello che ti faccio, ma è sempre una mia curiosità, nel senso che c'è diversità, perché queste attività si vede anche, come si parlava prima, dell'aspetto circense, quindi i salti mortali, eccetera. Ecco, c'è diversità di preparazione tra appunto l'aspetto sportivo e quello invece spettacolare, di spettacolo proprio nei circhi, o è uguale, una situazione allora, simile? Io arrivo dal mondo dello sport, poi per un bel periodo della mia vita ho fatto tantissimi spettacoli in giro per l'Italia, sono stato a Dubai, in Nigeria, per cui ti dico che a parer mio, la mia esperienza personale, tutto nasce dall'impronta sportiva. La disciplina sportiva fatta a un certo livello, fatta bene, poi ti permette di avere un vocabolario motorio tale per cui se poi il regista di turno ti dice di farlo male, tu sei capace di farlo male. Se invece impari una cosa fatta male, fai solo quella male e basta. Ah, okay. Quindi lo scopo è fare bene da ginnastica per le gare, anche se queste le gare sono diventate... Quando ero piccolino io le gare erano una cosa fighissima da fare. Adesso il genitore medio porta il bambino e dice l'importante è che si diverta, non è importante la gara. La gara secondo noi è un aspetto sia formativo a livello personale, certo. Perché hai una meta, hai un confronto con qualcuno, hai anche la delusione. Perché certo. Magari perdi, assolutamente prima di tutto perdi, e però poi anche lo stimolo per poter andare contro questa delusione e quindi ottenere dei risultati che sono delle situazioni personali importanti. Questa è la prima parte. La seconda parte cura tutta la parte fisica, perché la gara dà dei presupposti che tu devi rispettare per poterla fare e questo comporta il fatto che tu impari bene quella cosa che stai facendo. Poi ripeto, una volta che la sai fare bene, quando il regista di turno ti dirà falla tutta storta, certo. Tu la farai storta, perché certo. sei capace a dire al tuo corpo di farla storta. Certo. Quindi questo è il progetto, secondo me. Ma non è solo secondo me, perché comunque ho collaborato anche con scuole di circo qua a Torino e come allenatore, ma la prima cosa che fanno è tantissima preparazione fisica di base e tantissima preparazione di base delle discipline acrobatiche sportive. E le vedono come sotto forma di sport. Poi mettono i ragazzi in mano a dei registi che gli fanno tutta la parte di saper stare in scena e comportarsi col pubblico e interpretare un ruolo, però la base è che se io devo imparare una verticale non la imparo facendo il personaggio, imparo facendo la disciplina e poi faccio il personaggio. Certo, però è curioso, ecco, unire le due parti, quella sportiva e quella teatrale. Comunque le arti sono sempre, che si possono sempre collegare, questa è una cosa importante, ed è anche importante quello che avevi detto prima, che se tu con la tua mente decidi di farla storta la cosa, o di farla bene, o la fai storta la fai bene. Quindi diciamo la forma mentis mentale è una cosa principale in questo sport, sia sotto un aspetto di concentrazione ma anche di volontà per affrontare la situazione, e anche la perdi, cioè quando nelle gare è una questione formativa, anche se si perde si deve capire perché si perde, quindi per migliorare, giusto? Sì, quella è una parte importante che bisognerebbe far curare sempre da qualcuno di specialistico, perché comunque la cosa importante è vero che è bello saper fare un po' tutto, però è bello anche che ognuno si specializzi nel suo, quindi noi come associazione abbiamo insegnanti specializzati su quello che insegniamo noi, che è la parte fisica e sportiva e acrobatica. Quello che dici tu, la forma mentis è importante, bisognerebbe sempre accostarsi a qualcuno di specializzato in quello, e specializzato in quello dello sport, perché ci sono tantissimi psicologi, ma deve essere uno psicologo dello sport che può seguire il tuo corso, il tuo gruppo e aiutarlo ad affrontare meglio le problematiche mentali che sono o lo sforzo fisico o la delusione sportiva delle gare. Assolutamente, qui si vede la grande professionalità comunque tua e appunto della tua associazione.
ognuno deve fare il suo mestiere. Questo è una cosa importantissima. Ecco, ma sì, no, lo spunto è importante averlo, per carità. Certo, cioè, sì. È venuto un fisioterapista che ci aiuta e mi ha detto che cosa fare per migliorare la problematica di una ginnasta che ha male a un ginocchio, però non mi sognerei mai di fare una fasciatura io, ecco. Certo. Magari è una cosa improvvisata, sì, perché ti sei fatta male, però in realtà no, neanche, perché la regola primaria qua dentro è: se una persona si fa male, non la tocchi, chiamiamo il pronto soccorso, arriva qualcuno di professionale. Perché fai una cosa, se la sbagli, ci sono dei problemi importanti dopo. Ah, assolutamente, diventa un grande problema. Ecco, ma da quanto tempo è che è attiva la Vertigym? Allora, l'associazione è nata nel 2005. Ah, quindi da un bel po' di tempo. Sì, andiamo per i 16 anni, giusto? Sì, 16 anni. Sì, 16 anni. Aprile 2005, quindi adesso facciamo 16 anni. Bene, bene, siete quasi maggiorenni, ma diciamo, quasi maggiorenni. Bene, bene. Ma nasce comunque da te, e ci sono dei tuoi colleghi che ti supportano? Sì, sì, assolutamente, nasce da me e da la mia socia, Elisa, con la quale abbiamo tirato su le prime lezioni, le prime cosette fatte nelle scuole del comune, e poi ci siamo messi in testa assolutamente di fare questo il nostro mestiere, e noi tendenzialmente, a parte quest'anno, cerchiamo di vivere di questo. Assolutamente, assolutamente, ma è importante. È importante perché, vabbè, voi lavorate, ma fate del bene agli altri, sia fisicamente che mentalmente, ed è molto importante. Allora, Fabrizio, andiamo in musica. Se hai pazienza, 4 minuti di musica, e poi dopo ritorniamo per l'ultima parte dell'intervista. Grazie mille, Fabrizio. Musica. Quale parte di me tu vuoi? Stringi bene.
Bentornati alle associazioni si raccontano, abbiamo sempre qui il mitico Fabrizio che mi raccontava fuori onda veramente le vicissitudini che hai dovuto affrontare. Allora Fabrizio, niente, ti rubo ancora 5 minuti, allora parliamo appunto di come avete affrontato la questione appunto di chiusura delle palestre, perché veramente voi no, siete forse quelli più tartassati adesso. Tra voi e la ristorazione è veramente una cosa indecente, cioè no, alle volte ti fanno anche girare. Io se posso dire, io nella mia ignoranza, perché poi politica proprio non ne mastico niente di niente, sono incapace. Certo, sì, ma anche io. Di gestire questa parte qua, come diciamo prima, ognuno faccia il suo. Certo. Detto questo, io trovo soltanto un'ingiustizia nel modo di aver gestito le cose. La pandemia esiste, la malattia esiste, come questa ce ne sono tante altre di malattie. Certo. Questa malattia in particolare ha colpito tutto il mondo e quindi ha fatto molto più scalpore di quelle singole malattie che magari sicuramente fanno meno morti, per carità. Però, come dicevi tu, le palestre, le piscine e ancora un'altra cosa oltre alle ristorazioni, in realtà musei, teatri, cinema, quelli sono stati massacrati, certo, e chissà se riapriranno, perché hanno delle problematiche importanti. Adesso poi leggevo, certo, sul discorso dei teatri a 200 persone, teatro a 200 persone non si paga neanche l'apertura, no, palestra bene o male è stata gestita male, in maniera stupida, ma stupida perché hanno fatto di tutto un'erba un fascio intanto, e quindi ci sono invece delle due differenze importanti. Una è la palestra in cui vai a divertirti e fare socializzazione, che è, fammi dire alcune, McFit, Orange, Virgin, dove vai a pascolare senza cattiveria, certo, ma fa socialità, è una cosa importante. E l'altra invece è la palestra come la nostra, in cui hai un rapporto non uno a uno, certo, ma uno a 10, uno a 15, insegnante allievo, e quindi l'insegnante ha sott'occhio tutto e fa fare delle cose che decidiamo noi. Non esiste un momento di libertà all'interno del nostro allenamento, quindi sono due differenze che andavano fatte molto importanti, certo, senza parlare, certo, come dicevo prima, i musei. Ma perché chiudere i musei, ragazzi? Ma che senso ha, nel senso che dov'è che si va? Non si va a fare l'aperitivo al museo, no, mi okay? Quindi non è che se invito una bella ragazza la porto a un museo, quindi non c'era il problema di fare troppo aggregazione dentro i musei, e quelli perché chiuderli, certo, e proprio togliere la cultura e lo sport, ecco. No, no, togliere veramente il pane dalla bocca alle persone che vogliono lavorare effettivamente, e che l'hanno sempre fatto per passione, perché, certo, aprire un museo, aprire un teatro, aprire una palestra non è quello che fa arricchire le persone. Assolutamente. Per esempio, non siamo una multinazionale che vende macchine, quelli fanno soldi. Certo, assolutamente. Noi l'abbiamo sempre fatto per passione, con noi tutte quelle persone che sono teatro, museo, cinema, certo, cinema sì, teatro e museo sicuro. Certo, sì, assolutamente. Poi se posso raccontarti la storia della Vertigym, dell'ultima parte della Vertigym, che è una delle parti più importanti. Noi abbiamo fatto una grandissima fatica perché abbiamo spinto tantissimo per ottenere un bando che abbiamo ottenuto, sì, la nostra sede fisica, perché non so se volevi farmi la domanda anche della sede fisica. Sì, sì, assolutamente. Io, certo. E abbiamo acquistato una bellissima sede fisica presa in concessione dal Comune di Torino. Noi avevamo cominciato in questa palestra dove sono in questo momento io, è un comprensorio enorme, che è una scuola che si chiama Salvo d'Acquisto. Mm-hmm. Questa scuola purtroppo era negli anni 70 un gioiello, e all'interno di un prato enorme, sono tipo 6-7 mila metri quadri di prato, mm-hmm, con al centro la scuola. Questa scuola era multifunzionale perché aveva il teatro, la mensa, due palestre, una piscina, ok, e le classi. Mamma mia. C'era anche la biblioteca regionale quando era appena nata. Poi piano piano, per come fa purtroppo lo Stato italiano, mi spiace dirlo, lascia cadere le cose finché durano, e poi quando non ce la fanno più le chiudono. Certo. Non l'hanno messa a posto, l'hanno fatta cadere un pezzo per volta. Mentre noi eravamo nella palestra che affittavamo al comune all'inizio, quando non c'avevamo soldi né niente, affittavamo la palestra al comune qua dietro, certo, vedevamo la piscina abbandonata. E abbiamo spinto tanto per questo bando, fin tanto che siamo riusciti a ottenerlo. Quindi cosa è successo? Nel 2019 abbiamo vinto il bando, abbiamo cominciato a fare i lavori, abbiamo investito 350.000 euro di lavori, mm-hmm, con finanziamento ovviamente. Certo, sì. Sì. E abbiamo fatto tutti i lavori molto velocemente, anzi, altra piccola gabula. Abbiamo vinto il bando e dopo 3 giorni da vinta la vittoria del bando, questa scuola è stata occupata dagli anarchici di Via Alessandria. Ah, ecco. Quindi proprio una battaglia.
Quattro mesi in cui loro hanno vissuto felici e sereni qua dentro, ecco. Dicendoci anche che potevamo cominciare i lavori, non c'erano problemi, però loro non ce l'avevano. Certo, sì. Sì, sì, loro avevano bisogno di un posto, però non si fa così. Non è che... Non si può fare, gli ho detto, guarda, grazie. Non si può fare. Se ne sono andati, abbiamo fatto i lavori, abbiamo cominciato i lavori a metà luglio, li abbiamo finiti a dicembre. A gennaio siamo entrati, a febbraio abbiamo inaugurato con l'Appendino l'attività, a marzo abbiamo chiuso. Mannaggia, guarda, cioè proprio avete scelto giustamente il periodo migliore, vabbè, senza farla apposta, giustamente. Non è Ma che... allora, da una parte sono comunque contento di averlo fatto, no, la scelta. No, certo, assolutamente. Perché prima abbiamo vissuto per tanti anni da dei privati. E i privati, ho sentito palestre che piangono perché i privati gli hanno... spennati senza alcun dubbio, alcun problema riguardo al Covid. Certo, noi comunque siamo in una concessione comunale, quindi abbiamo un finanziamento, quindi possiamo permetterci di stoppare il finanziamento, sai come funziona il discorso delle banche. Certo, ci perdiamo, però molto meno di altre persone che hanno dovuto pagare affitti senza poter lavorare. Assolutamente. Io continuo a essere abbastanza contento di questa situazione in cui siamo caduti. Bene. Allora Fabrizio, bene, abbiamo veramente un bellissimo discorso e soprattutto secondo me un bel posto da venire a visitare. Ecco, ma dove vi possiamo trovare sia sul web che appunto fisicamente, quindi la via, in maniera che se uno appunto si voglia iscrivere in queste bellissime attività lo possa fare tranquillamente? Ma allora, partendo dalla cosa più facile, l'indirizzo è via Tollegno 83 con la T di Torino. E come dicevamo prima, risiediamo all'interno di questo plesso bellissimo che era la vecchia scuola Salvo d'Acquisto, quindi c'è un parcheggio enorme davanti ed è una parallela via Bologna, sempre zona barriera di Milano, zona nord di Torino. Certo. Per quanto riguarda il web, come un po' tutti quanti, abbiamo il sito nostro che è vertigym.com. È molto particolare perché Vertigym, allora abbiamo fatto questa malattia mentale da giovani di voler scriverlo in maniera strana, e allora se lo leggete, a parte che qua lo dà al contrario, Vertigym è scritto con la G normale, la I normale e Milano-Napoli finale, Gym. La gioventù forse si era bevuto un po', non lo so, non quindi sul sito trovate vertigym.com, okay. E trovate tutte le informazioni del caso. E, dopodiché sui social ci sono tutti, quindi c'è Facebook, c'è Instagram, c'è YouTube, c'è il canale nostro, avevamo aperto anche WordPress, insomma su internet se scrivete Vertigym viene fuori un po' la qualunque. Bene. Un sacco di possibilità per venirvi a raggiungere comunque e avere Che ogni volta che ne usciva una cercavamo di prendere anche quella parte lì. Abbiamo cominciato anche il TikTok, però io l'ho lasciato stare. No, infatti lasciamo perdere TikTok. Bene, siete molto intraprendenti, questo veramente vi fa onore, complimenti. Allora Fabrizio, io non voglio ancora rubarti altro tempo, ecco, l'ultima domanda: perché avete scelto AICS per affiliarvi? Noi non diciamo mai l'ultima. Questa, perché in palestra dire l'ultima vuol dire che poi è l'ultima della tua vita, dopo non ne fai più, sei morto. Allora diciamo che è la penultima. Ancora una domanda, ancora una volta. Perfetto. E di solito quando uno dice faccio l'ultima lo mando a casa. Ok. Non glielo faccio da. Perfetto. Allora diciamo ancora una domanda, ecco, Fabrizio. Ecco, perché appunto AICS? Perché vi siete affiliati a AICS? Ma una risposta esatta non te la so dire. Nel 2005, no, forse un po' più tardi, perché abbiamo cominciato con altri enti, però poi abbiamo cominciato con ICS, guarda, devo andare sull'anagrafica a vederlo, però mi viene in mente un 2007-2008 e da lì non ci siamo più staccati. Ci troviamo bene con le persone dell'ufficio, ne conosciamo, abbiamo fatto vari eventi con l'ICS, abbiamo fatto tutti i Corri Italia che si fanno in piazza. Adesso stiamo spingendo, abbiamo fatto 8 edizioni di una gara che organizziamo noi, di cui 3 le abbiamo organizzate insieme ad ICS e ne faremo un'altra adesso a giugno. C'è stata sinergia, c'è stata tranquillità, lavoro in... Certo. No, ma... senza troppe richieste, troppe cose stressanti, abbiamo sempre fatto l'assicurazione tramite loro, quindi non... Perfetto. Perché no?
Certo, Perché certo, no? assolutamente. Bene, una bella risposta naturale, ma come appunto sei tu, Fabrizio, si vede che sei una persona energica, simpatica e con la quale si può collaborare sicuramente tranquillamente bene, molto bene. Bene, allora io suggerisco almeno una volta di andare a vedere che cosa si fa nella palestra Vertigym, di appunto in Barriera di Milano, con esercizi acrobatici, quindi cose spettacolari sicuramente. Io ti ringrazio tantissimo, Fabrizio. Grazie a voi. Saluto tutti i telespettatori. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao Fabrizio. Ciao.